Nietzsche è il nichilismo, Dio è morto, l'unico uomo che capisce questo concetto è l'oltreuomo, che guarda il nulla sapendo che non c'è niente, che Dio è morto e impone i suoi valori, lotta per i suoi valori. Diego Fusaro, immedesimandosi nell'oltreuomo, quali valori, per quali valori lotterebbe oggi? Ma io francamente non mi sento affatto un oltreuomo, anzi sono profondamente critico verso la categoria stessa di oltreuomo, che è pure ovviamente un'intuizione geniale di Nietzsche, che noi nani sulle spalle di giganti possiamo solo commentare, voi anche criticamente. Ciò detto, bisogna chiarire il fatto che in Nietzsche, soprattutto nello Zarathustra, la polarità è quella fra l'oltreuomo e l'ultimo uomo. Ora, l'oltreuomo, nella lettura che ne do io, è colui che pensa di aver superato i valori tradizionali, i valori borghesi, e pensa che perciò tutto sia possibile. È colui che vive il nichilismo in forma euforica, postmoderna, potremmo dire. Solo che poi, tragicamente, l'oltreuomo si capovolge dialetticamente in quello che sempre con Nietzsche io chiamo l'ultimo uomo, cioè quello che sa che finiti, esauritisi i grandi valori, i grandi ideali in nome dei quali pensare, agire, combattere, di fatto si trova a essere appiattito sulla società dei consumi. No? L'ultimo uomo è quello che, successivo all'oltreuomo, sa che non c'è nulla di grande in cui sperare e in nome di cui lottare. Volgarità su tutta la linea, senza entusiasmo trasformativo. Pura religione della forma merce, quella degli ultimi uomini, no? Che vivono senza coscienza oppositiva, senza pathos trasformativo, senza spirito di scissione. Io personalmente, se proprio devo dire a quali valori mi ispiro, dato che questa era la domanda, io mi ispiro soprattutto ai valori della Grecia classica, e so bene di dire una cosa difficilmente assimilabile oggi. Come ti ispiri ai greci classici nell'odierna epoca che più antigreca non si può? Ma io mi ispiro ai valori della Grecia classica e soprattutto penso che uno di questi valori debba essere recuperato oggi, ed è il valore del limite. La società ipermoderna, postmoderna, nichilistica di cui siamo abitatori, è una civiltà della illimitatezza, in cui il principio stesso della forma merce, non vi è misura, domina illimitatamente, appunto. Bisogna reimporre un limite oggi, e per reimporre questo limite bisogna reagire all'illimitatezza della forma merce che oggi domina su tutto l'orizzonte. Per cui la questione che tu poni dei valori è una questione decisamente importante che credo sia degna di essere discussa anche pubblicamente. Non penso tuttavia che la soluzione possa essere in Nietzsche. La grandezza di Nietzsche sta nell'aver diagnosticato il nichilismo, quella che vi racconto è la storia dei prossimi 2 secoli, dice Nietzsche, l'ospite più inquietante, il nichilismo. Crollano tutti i valori. L'idea stessa di un senso nelle cose si smarrisce e la società in cui appunto Dio muore. Quello che non si nota talvolta è che nel frammento 125, se non ricordo male, della Gaia Scienza, in cui viene annunciata la morte di Dio da parte dell'uomo folle, questo annuncio viene proclamato al mercato. Non è un caso, io credo. Il mercato è il luogo in cui Dio muore. E qui questo passaggio ci permette di integrare fecondamente, credo, le grammatiche di Nietzsche e di Marx. In che senso? Nel senso che la società di mercato in cui domina il nichilismo della forma merce, quel nichilismo in nome del quale tutto va bene purché ve ne sia sempre di più, quel nichilismo in nome del quale l'uomo è un puro mediatore fra merci, un puro ingranaggio del circuito di scambio e di valorizzazione del valore, ebbene, questa società è la società in cui Dio muore. La morte di Dio corrisponde alla società di mercato pienamente sviluppata. Questo è l'orizzonte in cui siamo, l'orizzonte del Dio morto, oppure l'orizzonte in cui, citando Hölderlin, fuggiti sono gli dèi e non sono ancora giunti i venienti. Questo è l'orizzonte tragico in cui siamo situati. Thank you.
pendulum I swing from which I come.